Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui in un video un po' particolare, ritornando ad un vecchio video fatto qualche tempo fa in cui andavamo a parlare dei TOTS. Vi ricordate dei TOTS appena usciti? Delle FL, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'oggi siamo qui per vedere i TOTS sia della Liga NOS, che andiamo ad aprire qui, e sia della Bundesliga, che apriremo qui. Andiamo prima a vedere questi qui. Vediamo quali sono, a parer mio, i migliori da poter provare, oppure i migliori che si potrebbero scegliere dai player pick eventualmente di questa settimana. Perché non so come funzionerà, se dai pick usciranno anche questi della Liga NOS o solo quelli di Bundesliga, quindi non lo so. Eventualmente, e anche dei pacchi garantiti TOTS, non so se potete provare anche questi qui della Liga NOS. Comunque, siamo nel campionato Liga NOS. Qui abbiamo carte veramente interessanti, che andiamo subito a vedere. Abbiamo João Félix. Seferovic ha una bella carta anche, ragazzi. 92 di elevazione, 99 di forza. Questo è un buon sub per poter sfruttare soprattutto il colpo di testa. Ma ragazzi, solo sub perché ha stamina 59. Quindi non regge nemmeno un tempo questo qui. Quindi dovete proprio usarlo alla fine, se proprio volete. Però tra questi qui, ragazzi, a parte ce ne sono di interessanti, proprio interessanti, che io farei giocare titolari 2 barra 3, perché Rafa un ottimo sub, ragazzi. Rafa un ottimo sub, 97 velocità, 90 di tiro, 85 di passaggio. Acuna, così così. João Félix, interessantissimo. Unica pecca, ragazzi, è il treppiede debole col 3 abilità, fortissimo sotto porta, con un 91 di finalizzazione e un 99 di potenza tiro, con un 98 di tiro al volo, però dovete tirare col suo piede, ovviamente. È alto anche 1,80 m, con 84 di salto e 99 di stamina, quindi il suo lo fa. Il prezzo non è malissimo, si potrebbe ibridare con un Eusebio o un Cristiano Ronaldo, quindi volendo si potrebbe fare. Abbiamo anche un Bruno Fernandes, ottima mezzala secondo me, mezzala COC. Prezzo buonissimo, un 90 di velocità con un 95 di tiro, che è, ragazzi, suddiviso in 99 di potenza tiro, 99 di tiri al volo, 99 di tiri alla distanza e 96 di rigori, con un 93 di posizionamento, unito a un 99 di stamina, a un 96 di ball control, quindi controllo palla, dribbling 94 e freddezza 94. Stiamo parlando di un giocatorone, secondo me, unico. Questo qui però va usato, secondo me, mezzala. Se proprio volete rischiarvela, COC esterno, perché è anche abbastanza veloce. Credo anche COC centrale faccia il suo. Peccato che abbia tre piede debole, unica pecca di questo giocatore. Però veramente interessante. Pizzi, così così, non ci interessa. Andrea Almeida, stessa cosa. E poi passiamo, ragazzi, ai pezzi forti, quelli che secondo me dovrete provare almeno. Parliamo di Alex Telles, che già la versione 88 che io ho posseduto era devastante. Questa qui non oso immaginare. Un terzino con 99 di stamina, 91 di salto, che è importantissimo, per 1,81 m di giocatore. 99 di cross, 98 di effetto. Quindi metterai cross col bacio praticamente. 92 di accelerazione, 94 di velocità scatto. Ha anche un ottimo controllo di palla, non è agilissimo però non ce ne fotte. Intercettazione 92, 93 di intervento di piedi e 90 di scivolata e 92 di marcatura. Questo li mettete sentinella o ancora e praticamente arriva a 99, raga. Andiamo a vedere, sono curioso. Con sentinella arriva a 98. Con ancora anche 98. Cioè, raga, 98 di difesa. È impressionante. Tanta tanta roba. Però poi abbiamo il difensore che lo andrà a accompagnare, che è, ragazzi, Eder Militao, che è praticamente un'icona sotto veste di Tots. Raga, guardate qui. 94 di velocità. Però andiamo a vedere i dati proprio nel dettaglio. 96 di accelerazione e 91 di velocità scatto, 96 di jump, quindi 96 di salto per 1,86 m, quindi salta e le prende tutte,
99 di stamina, 91 di forza, 96 di aggressione. Peccano un po' i valori difensivi di intercettazione e precisione testa, ma ragazzi, ci sono gli stili intesa. Ragazzi, guardate con Sentinella quanto arriva. Tutto 99. Fisico 99, difesa 97. Se li mettiamo guardiano arriva a 98. Gladiatore, per esempio, 98. Ancora. Ancora anche 97, 97 di fisico. Ombra. Anche, cioè, è tanta roba, raga. Questo secondo me è uno dei difensori più forti. Infatti, io vorrei fare proprio la coppia difensiva che avevo già, Eder Militao o Telles, però in queste versioni TOTS. Perché secondo me, raga, spaccano veramente i culi. E non ce n'è per nessuno, raga. Guardate, che difensore, già vedete. Ma volendo Militao, se vi è uscito da qualche pacchetto garantito, eccetera, eccetera, potete anche utilizzarlo terzino al posto di Telles. Fatelo giocare almeno a 7 d'intesa, eh. Vedo molti farlo e rende. Rende perché Militao nasce terzino, vi ricordo, vi faccio vedere la sua carta iniziale è terzino, guardate, terzino destro. Poi si è trasformato con l'aggiornamento a difensore centrale, altrimenti questo qui era un terzino destro di tutto rispetto. Che lo è lo stesso anche a 7 d'intesa, raga. È inutile a dire. Allora, chiudiamo queste schermate. Questi sono quelli più interessanti, raga. Il resto fuffa. Questo è uscito a me, Vlachodimos, è uscito a me dal TOTS garantito. Felipe, intrigante, ma 70 di velocità, non ci interessa. E questi qui è il team della Liga NOS. Poi andiamo alla Liga che ci interessa di più. Qui, ragazzi, ci sono dei giocatori clamorosi. Allora, Lewandowski, non ve lo faccio nemmeno vedere. Fortissimo. Abbiamo di interessante Jovic. Unica pecca, ragazzi, il 3 abilità, però abbiamo un 5 piede debole con un 99 di finalizzazione, un 99 di potenza tiro, unito a 92 di accelerazione e 95 di sprint. Cioè, raga, è un animale questo qui, eh. È un animale. Porti questo qui è da prendere. Se volete un attaccante. Poi abbiamo il top, il migliore, quello con l'overall più alto, ovvero Royce, che nemmeno me lo dico perché già la versione 92 mi rompe il culo quando la trovo. La 93 altrettanto, la 94 mi apre e mezzo, quindi non so, immaginare la 98, io sarei contento se mi esce lui non scambiabile, però non lo so, questo andrebbe direttamente titolare. Anche perché finalmente ha 93 di stamina e non 68 come la sua carta iniziale. Quindi questo qui, raga, se lo trovate, o lo mettete COC esterno o COC centrale. Può fare anche la punta, secondo me. Perché il Workrest come è medio medio. Meglio COC centrale, secondo me, per il Workrest che ha, perché non si muove da lì praticamente. È una belva, è una belva. 99 di potenza tiro, 99 di tiri al volo, 95 di rigori, 96 di accelerazione, 97 di posizionamento, 96 di salto, 93 di stamina, 92 di forza. Dribbling 97. Questo qui è da prendere. Se lo trovate, questo avete fatto proprio un affarone. Poi abbiamo questi due qui, ragazzi. Avers, che è anche un bel giocatorone. Questo qui è bello forte anche. L'ho avuto già contro, affrontato. Tanta roba, 5 piede debole e 4 skill. Questo anche se lo trovate può fare il COC al posto di Royce tranquillamente. Con lui avrete il 5 piede debole che è tanta roba per il COC centrale. Ecco perché io mi sto facendo, sto per fare Cruyff. È un esempio. Però vi faccio un esempio, se mi esce un Royce non so se in questo momento andrò a farmi Cruyff. Ovviamente stiamo sognando, non è detto che ci esca quello. Però anche questo qui è tanta tanta roba. È anche molto agile, ottimo controllo palla, ottimo dribbling, ottima freddezza, tanta tanta roba. Così anche come Brandt. Brandt però io lo userei più da sub. 4 piede debole, 4 abilità. Non lo andrei a comprare apposta perché io ho provato la versione 87 e non mi è piaciuta. L'88 l'ho avuto anche contro, non mi ha mai stupito. Forse questa qui essendo un tozzo un po' più pompato, forse è forte però. Forte sì da sub, secondo me, ma da titolare può fare anche la sua, però io a questo punto lo userei mezzala offensiva, mettendogli una mezzala più difensiva, per esempio, faccio un esempio, metterei Gullit a destra, anzi Gullit a sinistra e Brandt a destra, così Gullit fa su e giù insieme al CDC e Brandt rimane lì, va avanti per segnare che c'è un ottimo tiro.
Poi abbiamo Sancho. Sancho dà del filo da torcere a Mbappé. Però perché non è più forte di Mbappé, secondo me? Semplicemente per il piede debole, raga. Mbappé ne ha 4 e molte volte sbaglia. Quindi questo qui, se lo prendete, non è male, raga, è fortissimo. Se lo prendete dovete metterlo COS per forza, o in modo che deve tirare col destro facilmente, perché se tira di sinistro la tira a largo, eh. L'ho provato in un draft e tira a largo. Questo qui l'ho provato. Fidatevi che tira a largo proprio. Però veramente forte. 99 di accelerazione, 95 di scatto, 99 di visione, 99 di posizionamento, 99 di potenza tiro. Sancho è tanta roba. 5 skill anche, che uniti al 99 di agilità, 99 di dribbling, è tanta tanta roba. Anche il 99 di bilanciamento. Cioè, equilibrio, scusate, io chiamo bilanciamento. Tanta tanta roba. Andiamo a adesso. Allora, Alstenberg non lo contiamo. Kostic può starci come terzino. Trapp, beh, raga, i portieri sono molto soggettivi, quindi non andiamo ad analizzarlo. Kimmich può essere buono da prendere, da usare CDC. Però, ragazzi, qui stiamo parlando adesso. Andiamo a parlare, secondo me, del terzino attualmente più forte del gioco. E voi vi starete chiedendo perché. Ragazzi, semplicemente perché la carta parla da sé, ma soprattutto, prima di vedere la carta, andiamo a vedere l'altezza. Terzino destro, alto 1,87 m, con un 97 di salto, di elevazione, e un 96 di forza. Già vi ho detto tutto. Unito al 99 di accelerazione, al 99 anche di cross. Difesa buona, un 92, che se li mettiamo per esempio Sentinella arriva a 97, ragazzi. 99 di salto, 99 di forza, 99 di scusatemi, di precisione testa, 99 di marcatura, 99 di contrasto con i piedi, 99 di scivolata. Cioè, una belva, raga, una belva. Facile da ibridare perché è tedesco. Se avete già due icone potete metterlo. Questo qui è uno dei miei prossimi acquisti. A meno che non mi esca, perché raga, io ero affezionatissimo a Cancelo. Però Cancelo 88 posso darlo nella sfida di Cruyff, così mi evito di comprare un if. E da costo la vorrei proprio prendere. Non è finita qui, ragazzi, perché abbiamo anche la panchina in questo caso da andare a analizzare. Quindi, dopo il terzino maestoso, secondo me è il più forte del gioco, vediamo un po' la panchina, che non è da meno. Che non è da meno, però qui ci sono, raga, sinceramente, tre giocatori interessanti. Per il resto, secondo me, si può fare anche a meno. Se vi escono, potete provarli, potete tenerli. Però, di interessanti abbiamo Sommer, forse come portiere può andare anche bene. Però, io avevo l'88, non mi sono trovato bene. Abbiamo Werner, che è clamoroso. 99 di velocità, 96 di tiro, 86 di fisico. Con un 99 di stamina, 99 di salto per 1,81 m. 99 precisione testa, ragazzi. È un animale. 3 piede debole. No, 3 skill, scusate, mi ho sbagliato. 3 skill, l'unica pecca. 4 piede debole, che è meglio di 3. Però tanta, tanta, tanta roba. Bene, tanta roba. Bitzel è l'altro giocatore interessante. Abbiamo un CDC con i controfiocchi, per non dire altro. 99 di stamina, 91 di forza, 99 di intercettazione. Questo la CPU fa tutto lui praticamente. Animale. Gli mettete per esempio Ombra. Vediamo con Ombra. Ombra arriva a 95 di velocità, 98 di difesa. Ed è 1,88 m, raga. Quindi fortissimo anche lui. Kruse non ci interessa. Schultz interessante, ma secondo me c'è di meglio. Perché c'è un 73 di salto per 1,80 m, insomma. Viene sovrastato. Volland ha la pecca del piede debole, che è 3, però anche intrigante per il fattore di ibridazione, perché è proprio tedesco. E poi abbiamo, ragazzi, un altro top, che è Gnabry, che questo qui è veramente intrigante. 4 skill, 4 piede debole, 99 di velocità di accelerazione con un 96 di velocità scatto. La stamina un po' pecca, però abbiamo valori di dribbling molto alti, tiro buono. Questo qui può essere un ottimo sub se volete. Ma può essere anche questo titolare, ma dovrete poi cambiarlo al secondo tempo, perché con la stamina che ha, ragazzi, non regge tantissimo.
Io ho provato la versione 83, che ce l'avevo uno scambiabile, mi sono trovato bene, l'86 non ho mai provata. Però credo che questa 91 dia del filo da torcere a parecchie carte. Poi abbiamo Camp, che è una bella mezzala, devo dire, non è da buttare. Però se proprio potete ibridarlo e riuscite uno scambiabile, lo userei mezzala, non più di. Non di più. Perché i valori difensivi sono abbastanza bassi. Non è altissimo, quindi non è il massimo. Allora, ricapitolando, andiamo a riprendere la Liga NOS e andiamo a fare un recap di ciò che sceglierei io e proverei io, sia dei pick sia in futuro comprando. Allora, ragazzi, io proverei della Liga NOS Joao Felix, Bruno Fernandes, Tejes e Militao. Per il resto basta, perché non ho nemmeno la panchina. Per quanto riguarda la Bundesliga, un po' di più, abbiamo Jovic. Lewandowski non lo butto, raga, però costa tantissimo. Ci sono secondo me degli attaccanti tipo Son, secondo me è più forte per come è impostata la carta. Abbiamo Jovic, Royce, Havertz, Sancho, Da Costa, miglior terzino del gioco attualmente a destra, Werner, Witzel e Gnabry. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete avuto la fortuna già di trovare qualcuno di questi non scambiabili e di poterlo usare. Io purtroppo ho trovato solo il portiere della Liga NOS, che lo userò in qualche sfida. Stasera ci dovrebbe essere la sfida della TOTS Bundesliga garantito. Spero di riuscirlo a fare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Se avete qualcuno in particolare che può piacervi, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Poi, ragazzi, forse oggi andrò live su Twitch perché dovrebbe arrivarmi il cavo. Quindi dovrò provare a streamare da riproduzione remota con il doppio cavo LAN. Devo vedere un po' come va. Sempre se mi arriva, ma non streamerò FIFA. Perché vorrei un po' staccare. Mi sono un po' scocciato quest'ultima Weekend League perché ho giocato veramente tanto fino allo sfinimento. Non che mi abbia scocciato il gioco, però vorrei un po' riposarmi da FIFA per dedicarmi ad altro almeno un giorno. Per poi tornare, non so, a fare anche una live sulle Rivals dove ormai sono arrivato a 2700 punti. Quindi. Detto questo, ragazzi, lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e passate da Twitch nuovamente. Noi ci si becca al prossimo video, alla prossima live. Un saluto da Gemma Gamer, ciao!